Comunque ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, sono TheQuest91 e sono qui oggi dopo tantissimo tempo su Pokémon Trading Card Game perché è uscita la nuova espansione, ovvero Vapori Accesi. Se vi ricordate tempo fa, avevo fatto un video, una specie di preview per un attimo capire insieme quali sarebbero state le carte più utilizzate di questa espansione. E vi avevo parlato anche di un certo Pyroar Turbo. Ok, cosa ho fatto? È uscito l'espansione e mi sono fatto il mazzo Pyroar Turbo. Però purtroppo è un mazzo fatto velocemente, è una bozza, quindi non vi farò vedere la decklist assolutamente perché non è da copiare. L'ho creato ieri sera velocemente, ho fatto due partite, ne ho vinte due, però come vi ho detto è una bozza, dovrò migliorarlo. Quindi non ve lo faccio vedere, faremo solo una sfida per provarlo insieme. E c'è sempre molto ego, come al solito in questa stanza c'è molto ego, non riesco a migliorare l'audio. Se avete consigli ditemeli nei commenti, cioè tranquillamente. E comunque questo mazzo si basa, come avete capito, su Pyroar Turbo, ma anche sul Pyroar di fuoco infernale, che non può essere attaccato da Pokémon base, quindi tutti gli ex praticamente, tranne le mega evoluzioni e la maggior parte dei Pokémon forti perché sono base. Però anche dal mazzo cancro per eccellenza, ovvero il mazzo Marcia Notturna, che in poche parole uno youtuber anche abbastanza famoso, che di Pokémon Trading Card Game ne capisce veramente poco, e diciamo non è colpa sua perché è alle prime armi, cosa ha fatto? Ha spammato questo mazzo e quindi molta gente che lo segue, che è alle prime armi, cosa ha fatto? L'ha copiato, quindi si trova il peggio cancro su questo gioco ultimamente. Io sono andato anche sotto un suo video a commentare dicendo, cioè potevi portare un altro mazzo, potevi copiarlo dagli americani, ma non portare questo mazzo che praticamente è un cancro. E lui cosa mi ha risposto? Io voglio giocare, voglio insegnare a vincere facile. Cioè, ma che ragionamento è? Cioè, vabbè, e io cosa ho fatto? Di conseguenza ho creato questo mazzo perché, in poche parole, quel mazzo Marcia Notturna, il cancro, si basa su Pokémon base, quindi si attaccano un po' al cazzo. Detto ciò, iniziamo cercando una partita insieme. Ok, apro una parentesi un po' più grande di quella prevista, cioè nel senso ho sculato tantissimo, ho aperto 5-6 pacchetti massimo e ho trovato le due carte più rare del gioco: il Volcanion EX, raro segreto, quindi fuori serie, e il Professor Platan Full Art, che vale sui 25-27 pacchetti. Per ora offrono così, poi naturalmente scenderà di prezzo, però per ora offrono così. Quindi è assurdo, raga, c'è già... Basta, non spacchetto più, ho trovato la roba migliore. Assurdo, come al solito sculo tantissimo. Va bene, dai, andiamo a provare questo mazzo di Pyroar Turbo. Ok, avversario trovato. Vediamo che mazzo ha. Acciaio normale, quindi debole al fuoco, perfetto. E vediamo un attimo, lancia la moneta lui. Non so... Ok, è uscito a testa e ho vinto io. Cioè, buono, buonissimo. Che non so neanche perché dall'ultimo aggiornamento ti dice prima, qua su in alto, se hai vinto o perso. E non ha senso. Comunque iniziamo malissimo, nessun Pokémon base. Ok ragazzi, abbiamo pescato Litleo. Ci è arrivata questa mano. Io direi di assegnare un'energia a fuoco a Litleo così tranquillamente. Poi, vediamo un attimo... Scarta un'energia speciale assegnata al Pokémon difensore e toglie 30. Poi facciamo così: scartiamo due carte energie fuoco. Assolutamente. Vediamo un po'. Dove ce l'ho? Scartiamo quelle di... Oh, così facciamo anche i fighi. 1, 2 e non 3. 2, perfetto. Le assegniamo direttamente a lui, perfetto. Così il prossimo turno già possiamo togliere 120 addirittura, visto che Cobalion è debole. Assegniamo il cubo protettivo e finiamo il turno così. Cioè, penso che neanche serva il Pyroar Turbo in questo caso. Lui con un turno può metterci KO assolutamente. Massimo che può fare è toglierci 40 danni. Anzi, non ha neanche attaccato e non so perché. Scartiamo tutto. Vediamo un po' se ci arriva il Pyroar. Era scontato che ci arrivasse il Pyroar. Anzi, due Pyroar. Assegniamo una carta energia perché tanto la scartiamo tranquillamente. Usiamo Ustion Denti, scartiamo questa carta energia, gli togliamo 180 danni e la partita è vinta, raga. Lui non può attaccarmi. L'unica cosa che può fare è fare Mega Evolvere Aggron in Mega Aggron X. Comunque ho detto una grandissima stronzata perché lui può attaccare benissimo, nel senso... Ha questo Cobalion che ha la mossa Dardacciaio. E il danno di questo attacco non è influenzato dalla debolezza, dalla resistenza o da qualsiasi altro effetto presente sul Pokémon difensore. Quindi poteva togliermi 110 e mandarmi KO. Purtroppo gli servivano due carte energia acciaio. Quindi cosa ha fatto? Giustamente se l'è ritirato.
in modo che dopo può mettermelo KO tranquillamente. Però non ha pensato che io posso fare questo, ovvero scartare lui e prendermi il Pyroar Turbo con la bellezza di 160 punti vita. Quindi adesso con un turno noi tranquillamente, con un attacco, mettiamo KO questo bellissimo Aggron EX, scusate se parlo un po' a cazzo regà, perché cioè mi sono appena alzato come al solito, 360 danni, non mi infliggo neanche 50 danni grazie a cubo protettivo e la partita è vinta tranquillamente. Cioè, anche se non era debole, 180 danni ed era morto lo stesso. Cosa vuoi fare, amico mio? Non puoi fare assolutamente nulla. Ho vinto la partita, infatti acquittato. Comunque ragazzi, il video può finire qua, so che è cortissimo e so che mi lincerete per questa cosa, però purtroppo ho pochissimo tempo e per cercare un avversario veramente ci ho messo tantissimo visto che ho una connessione di merda, quindi può finire qua per me. Tanto il mazzo non è completo, è un mazzo come vi ho detto una bozza, è neanche un alfa, cioè proprio una bozza. Comunque ditemi voi se volete la decklist, lo migliorerò sicuramente, ve lo porterò se ci gioco nei prossimi giorni, ve lo porterò in settimana, massimo prossima settimana, perché ho in mente anche di portare Pokémon per 3DS, sfido online o scambi prodigiosi. Quindi detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, un bel like, un bel commento, passate dal professor Hawk per espandere il vostro mazzo, per espandere la vostra collezione, per potenziare il tutto, sotto c'è il link in descrizione anche con i social, ma il link importante è quello del professor Hawk perché c'è già lo sconto applicato. Non vi ho fatto vedere Volcarona, ma Volcarona mi serve perché con un'energia cosa fa? Prende dal mazzo un Pokémon base e lo mette direttamente in panchina con due carte energie, quindi vi prepara praticamente il Pyroar senza perdere tempo a segnare energie, quindi è fondamentale almeno per me il Volcarona. Detto ciò, un bel like, un bel commento, ci vediamo nel prossimo video, bella.